Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Pace e bene, carissimi fratelli e sorelle, dopo esserci soffermati settimana scorsa sul Vangelo della Samaritana, questa domenica, quarta di Quaresima, ci permette di percorrere un altro tratto di strada davvero importante e determinante per il nostro cammino. Ascolteremo dal Vangelo secondo Giovanni il brano del cieco nato e la tappa della luce. Dopo esserci soffermati sul simbolo dell'acqua, ecco che in questa domenica ci fermeremo a riflettere sul simbolo della luce. Gesù guarisce un uomo dalla sua cecità. Era un uomo cieco dalla nascita e prima ancora di guarirlo Gesù risponde alla questione posta dai discepoli, abbatte per certi versi il luogo comune che una malattia fisica potesse essere la conseguenza e quindi una punizione per un peccato addirittura compiuto dai diretti consanguinei. Né lui, dice Gesù, ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Gesù, con la sua risposta e con il gesto che compirà subito dopo sul cieco nato, ridonandogli la vista, sposta l'attenzione dalla curiosità di ciò che può procurare una malattia fisica o una disgrazia al tempo di grazia che egli inaugura. Tutti possono essere salvati, possono essere guariti.
Dio offre a tutti la salvezza. Gesù allora è la possibilità per uscire dal buio, dalle tenebre, per vedere la luce, per entrare in uno stato di luce, in uno stato che lascia finalmente vedere con chiarezza la verità della vita. Il battesimo che abbiamo ricevuto allora è per noi la possibilità di percorrere la strada della luce. Ecco perché possiamo vedere in stretta connessione il brano del cieco nato con quello della Samaritana, ascoltato domenica scorsa, e quello della resurrezione di Lazzaro, che ascolteremo invece nella quinta domenica di Quaresima. Il battesimo è per noi ciò che per il cieco nato è stata la piscina di Siloe, il momento cioè dell'illuminazione, il momento in cui si accende la vera luce. Ecco perché i battezzati venivano chiamati illuminati, proprio in virtù di questo passaggio dalle tenebre del peccato al regno della luce. Il percorso compiuto dal cieco nato allora ci deve stimolare alla consapevolezza che siamo chiamati a professare la nostra fede con le parole e con le opere in Cristo Gesù, luce del mondo. Il cammino personale del cieco nato, carissimi fratelli e sorelle, e la sua esperienza di salvezza possono ben essere il simbolo della vita di ciascuno di noi, della vita di ciascun battezzato. Gesù ha aperto anche i nostri occhi. Perciò sentiamo oggi rivolte particolarmente a noi le parole che l'Apostolo Paolo rivolge agli Efesini nella seconda lettura. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Pace e bene e buona domenica a tutti.